Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati sul nostro canale. In questo video torniamo a parlare di grafici di rotazione relativa ed in particolare vorrei presentarvi gli aggiornamenti che abbiamo introdotto nel nostro file Excel che ho presentato in un video di qualche mese fa, di cui trovate il link qui in alto a destra o in descrizione. Se per caso non sapete cos'è il grafico di rotazione relativa, vi suggerisco di mettere in pausa ed andare a vedere i video che trovate nel nostro canale. In particolare nella playlist che state vedendo in questo momento nell'angolo in alto a destra. Ma torniamo al file Excel. Nelle ultime settimane sono state infatti introdotte diverse modifiche, sia dal punto di vista del codice di programmazione, che rendono l'utilizzo del file più veloce e scorrevole, ma soprattutto a livello di funzionalità e praticità. Sono state infatti aggiunte diverse funzioni e novità che rendono il file ancora più utile e fruibile. Ci tengo in particolare a ringraziare Luciano e Roberto, i quali mi hanno dato moltissimi suggerimenti per migliorare il file. Molte delle modifiche che vedrete tra poco derivano infatti da loro idee e spunti. Inoltre hanno compiuto una campagna di test sul file Excel decisamente approfondita, aiutandomi ad individuare piccoli errori di programmazione e confermando tra l'altro la qualità dei risultati. Bene, ancora pochi secondi di pazienza e ci rivediamo subito dopo la sigla. Ciao ragazzi e bentornati. Non perdiamo altro tempo e passiamo direttamente al file Excel. Appena aperto ci troviamo di fronte al disclaimer, nel quale dichiariamo che il file in analisi non rappresenta ovviamente un servizio di investimento, ma è solamente uno strumento che, attraverso determinati algoritmi, permette di ottenere un report composto da grafici e indicatori, dai quali poi sarà unicamente l'utente a prendere la decisione finale se investire o meno. All'interno del file non verrà quindi fornito alcun consiglio finanziario. Ci tengo a far presente che questa pagina è bloccata e l'unica cosa che potete fare è premere sul pulsante Accetta. Nel caso in cui il monitor che state utilizzando dovesse essere di piccole dimensioni, il pulsante potrebbe cadere al di fuori dell'area dello schermo. Non dovete comunque preoccuparvi, basta cliccare sui tasti di zoom in e zoom out per regolare la dimensione dell'area mostrata fino a quando non compare il pulsante Accetta. Una volta letto il disclaimer e cliccato quindi sul pulsante, si sbloccano 5 fogli, due in più rispetto alla versione precedente. Abbiamo quindi la dashboard, il set di titoli, i dati storici per i grafici e per l'RRG e un foglio per le note. Partiamo ovviamente dalla dashboard, dopodiché vedremo anche gli altri. Per non rendere il video troppo lungo, non vi descriverò nel dettaglio tutto il file, per il quale, come abbiamo già detto prima, c'è già un video dedicato. Ora ci concentreremo solamente sulle nuove funzionalità. Spostiamoci quindi nell'area di inserimento dei dati iniziali. La prima cosa interessante è la possibilità di selezionare delle liste. Non è quindi più necessario inserire ogni volta i ticker dei titoli manualmente, ma vi basterà selezionare da questo menu a tendina la lista di vostro interesse, i cui componenti sono stati salvati nel foglio Set di titoli che vedremo tra poco. Premendo quindi il pulsante a fianco, i ticker sia dei titoli in analisi che del benchmark verranno caricati automaticamente. Il file è predisposto per ospitare 10 liste da 11 ticker. A mio parere sono più che sufficienti. Eventualmente ricordatevi che potete creare più copie del file Excel. Magari potreste dedicare un file alle azioni statunitensi, uno a quelle europee, uno all'analisi degli ETF e così via. In questo modo avrete i file ordinati ed ognuno sarà dedicato ad uno specifico tema. Una volta caricati i ticker, ovviamente poi potete anche cambiarli manualmente, per cui la scelta della lista non è vincolante. Potete quindi cambiare sia i ticker dei titoli che quello del benchmark. A proposito di benchmark, è stata aggiunta una funzione molto interessante. Come sapete, il grafico RRG fornisce un'indicazione della fase del ciclo di forza relativa dello strumento in esame rispetto ad un riferimento. In sostanza, ci permette di capire se lo strumento di nostro interesse sta sovraperformando o sottoperformando, ma sempre rispetto ad un benchmark, il quale potrebbe essere a sua volta in una fase di trend crescente o decrescente. Vediamolo con una semplice rappresentazione grafica, giusto per chiarire qualsiasi dubbio. In questo grafico ho riportato la performance dell'azienda che sto analizzando, rappresentata dalla linea verde, e del benchmark, rappresentata dalla linea rossa. Se l'azienda sta sovraperformando il benchmark, si troverà molto probabilmente nel quadrante dei leader.
Di fatto, però, dal punto di vista del grafico RRG, la situazione che state vedendo in questo momento e quest'altra sono del tutto equivalenti. L'azienda continua infatti a sovraperformare il benchmark e quindi appartiene al quadrante dei leader, anche se in realtà si trova in una fase di decrescita. Questa informazione però dal grafico RRG non riusciamo ad estrapolarla, dobbiamo per forza ricorrere ad altri strumenti. Per ottenerla anche nel grafico RRG bisognerebbe confrontare l'andamento della nostra azienda rispetto ad un riferimento perfettamente costante. Uno strumento finanziario di questo tipo nel mercato non è però disponibile, per cui è stata aggiunta una funzione nel file Excel in grado di simularlo. Lasciando la cella del benchmark vuota, il programma ricostruisce un ipotetico strumento finanziario costante nel tempo, con il quale andremo a confrontare i vari titoli di nostro interesse. Ci tengo a chiarire che il valore del prezzo e la dimensione delle candele è del tutto ininfluente. L'unica cosa importante è che i prezzi di chiusura delle candele siano costanti. A questo punto, quindi, uno strumento si troverà nel quadrante dei leader solamente se effettivamente sarà caratterizzato da un trend crescente. Al contrario, sarà nel quadrante dei ritardatari se invece il trend delle performance sarà decrescente. In sostanza, mentre il grafico RRG classico fornisce informazioni di tipo relativo, quindi confronta il titolo in analisi rispetto ad uno strumento finanziario di riferimento, con questa nuova funzione è possibile avere informazioni di tipo assoluto, quindi ci permette di capire se lo strumento in analisi, pur essendo magari leader di mercato, si trova in una fase di crescita o di decrescita. La procedura corretta per utilizzare il file sarebbe quindi quella di confrontare i titoli in analisi con un benchmark rappresentativo del mercato, in modo da separare i titoli leader dai ritardatari, e poi eseguire una seconda analisi con il benchmark piatto, in modo da verificare che effettivamente i titoli leader di mercato siano caratterizzati da una performance in crescita. Bene, spero che sia tutto chiaro. Si tratta di una funzione un po' particolare, ma che in realtà è molto utile e permette di fare delle analisi decisamente complete ed interessanti. Sicuramente una volta che lo avrete provato ed analizzerete i grafici, vi si chiariranno le idee. Procediamo e vediamo un'altra funzionalità che ho introdotto nel file. Come abbiamo visto nel video precedente, il programma scarica ed elabora i dati disponibili nel database di Yahoo Finance, il quale richiede dei ticker che possono essere leggermente o anche completamente diversi da quelli di borsa. Può capitare quindi molto spesso di inserire dei ticker sbagliati. Il file Excel ovviamente non è in grado di accorgersene autonomamente, quindi una volta lanciato, il programma raccoglie i ticker e chiede a Yahoo Finance di mandargli i dati storici corrispondenti. A questo punto, se il ticker è sbagliato e non esiste nel database di Yahoo Finance, quest'ultimo non può inviare alcun dato al file Excel, il quale a sua volta, non avendo ricevuto alcuna informazione, si interromperà avvisando l'utente con una finestra di errore, senza però specificare l'origine del problema. Ho pensato quindi di introdurre un controllo sui ticker. Premendo infatti questo pulsante è possibile verificare molto velocemente che i ticker inseriti siano corretti e quindi procedere con le analisi senza il dubbio che qualcosa sia sbagliato. Quindi una volta premuto il pulsante, il programma esegue una scansione dei ticker, compreso ovviamente il benchmark, e se tutto è a posto ci darà conferma alla fine del check. Se invece un ticker è sbagliato, comparirà una finestra di errore e in questa cella ci dirà quale ticker dobbiamo controllare. Per esempio, se inseriamo il ticker sbagliato del DAX e premiamo il pulsante, compare la finestra di errore e in questa cella ci verrà comunicato di controllare il titolo numero 10, che corrisponde appunto al DAX. Basta quindi premere sul tasto fine, correggere il ticker e ripetere il check. Ora, come possiamo vedere, è tutto ok. È stata fatta infine una piccola modifica riguardo le date e il periodo storico. In questa cella inseriamo quindi il giorno in cui vogliamo eseguire l'analisi. Di default viene selezionato automaticamente il giorno attuale, ma nel caso vogliate verificare qual era la situazione di un determinato titolo nel passato, dovete semplicemente inserire la data di vostro interesse. Nella cella a fianco non abbiamo più la data di inizio dello storico, ma il numero di mesi da analizzare. Generalmente io ne utilizzo 36, quindi 3 anni, ma potete utilizzare quelli che preferite. Ovviamente non esagerate, perché oltre ad aumentare il tempo di elaborazione dei dati, il file è predisposto per gestire uno storico molto ampio, ma comunque limitato. Per esempio, con il time frame giornaliero è di circa 12 anni,
con quello settimanale sono circa 55, mentre con quello mensile sicuramente non avrete nessun problema. Bene, la prima parte relativa all'inserimento dei dati iniziali è conclusa, per cui procediamo con le novità introdotte sul grafico RRG. Innanzitutto ho alleggerito la leggenda, riportando solamente i ticker dei titoli che stiamo analizzando e rimuovendo quello del benchmark. In questo modo è senza dubbio più leggibile. Inoltre ho riportato il ticker anche a fianco della testa di ogni curva del grafico. Di default l'etichetta è posizionata sulla destra della testa, la potete comunque spostare selezionando il ticker, cliccando con il tasto destro e selezionando formato etichetta dati. Si apre quindi un menu sulla destra da cui potete selezionare la posizione dell'etichetta ed eventualmente potete anche toglierla deselezionando la spunta alla voce nome serie. A fianco del grafico vedete che ci sono diversi pulsanti, vediamoli tutti partendo dal primo in alto. Come sapete il file può essere stampato in PDF premendo semplicemente un pulsante. Nella prima versione questo pulsante era in fondo al file, per cui ogni volta era necessario scorrerlo fino alla fine per poterlo stampare. In questa nuova versione ho inserito diversi pulsanti distribuiti lungo il report, quindi ovunque siate potete procedere con la creazione del file PDF semplicemente premendo uno di questi pulsanti e selezionando la cartella in cui desiderate salvare il report. Il secondo pulsante serve a centrare automaticamente il grafico di rotazione relativa. Inizialmente infatti veniva utilizzata la funzione automatica di centraggio di Excel. Ho notato però che spesso dava problemi ed era necessario sistemare le scale manualmente. Ho quindi aggiunto un sistema di centraggio forzato, in modo da avere le curve sempre perfettamente al centro del grafico, in modo da occupare perfettamente tutto lo spazio disponibile. Vediamo meglio come utilizzarla. La prima volta che il grafico viene generato, le curve vengono centrate automaticamente. Se però decidiamo di modificare la lunghezza delle code, per esempio allungandole, vedete che escono dal grafico. È sufficiente quindi premere il pulsante per ricentrarle automaticamente. Se a questo punto vogliamo accorciare le code, procediamo allo stesso modo. Premiamo il pulsante e otteniamo una scalatura perfetta dei grafici. Questo pulsante è utile anche nel caso in cui vogliamo cambiare time frame. Come sapete è infatti possibile cambiarlo semplicemente selezionandolo dal menu a tendina. Come vedete però le curve sono uscite dal grafico. Premendo nuovamente il pulsante viene quindi ricentrato tutto automaticamente. I pulsanti che si trovano a fianco del grafico rappresentano dei collegamenti per la movimentazione rapida all'interno del documento. Premendo per esempio il tasto relativo al titolo numero 8, veniamo indirizzati immediatamente all'inizio della sezione dedicata a questo titolo, nel quale, come abbiamo già visto nel video precedente, troviamo il grafico dei prezzi e quelli di forza e performance relativa. Come vedete anche qui abbiamo il pulsante per la stampa del documento in PDF ed un secondo pulsante che ci permette di tornare al grafico RRG. Il terzo invece lo vedremo tra poco. Procediamo e vediamo l'ultima modifica che è stata inserita. Qui troviamo una nuova sezione, che prima non era presente, contenente tre grafici. Il primo è il grafico dei prezzi del benchmark, in questo modo abbiamo a disposizione l'andamento dello strumento che stiamo utilizzando come riferimento. Dopodiché abbiamo due grafici che contengono tutte le curve di forza relativa e di performance relativa di tutti gli strumenti in analisi. Ho aggiunto questi grafici in quanto, utilizzando il file, ho ritenuto che fosse molto utile avere a disposizione un grafico che fornisse una visione d'insieme degli strumenti in analisi. Ovviamente anche in questo caso possiamo filtrare le curve con la funzione di Excel che abbiamo visto anche nel video precedente. Basta cliccare sul grafico nell'area in alto a destra e selezionare la terza icona. A fianco dei due grafici troviamo ancora una volta i pulsanti di navigazione rapida, con i quali è possibile muoversi all'interno del documento. Una volta arrivati in corrispondenza della sezione del titolo da analizzare, possiamo tornare ai grafici di forza e performance relativa semplicemente premendo il terzo pulsante. Bene ragazzi, per il resto il foglio della dashboard è rimasto uguale. Vediamo quindi velocemente gli altri quattro. Il foglio set di titoli di fatto non è cambiato. Mentre prima però era utilizzato solamente per annotare i titoli di nostro interesse, adesso rappresenta il foglio di creazione delle liste che possiamo selezionare dalla dashboard. Vi basta quindi inserire il nome della lista, i ticker del titolo di vostro interesse ed il benchmark, che come abbiamo visto prima può anche essere lasciato vuoto. I due fogli successivi contengono i dati storici utilizzati nel file,
Più nel dettaglio, il primo contiene i dati utilizzati per i grafici a candele che trovate nel report, mentre il secondo quelli per il grafico di rotazione, forza e performance relativa. Non voglio entrare nel dettaglio del perché ho scelto di utilizzare due fogli distinti, eventualmente se volete maggiori chiarimenti potete contattarmi. Ho trovato comunque utile sbloccare entrambi i fogli per permettere all'utente di modificare eventuali dati nel caso in cui ci fossero errori nel database di EU-Finance, o anche per inserire dei vostri dati che avete preso da altri provider disponibili online. Ovviamente fate molta attenzione alla formattazione dei dati, in caso di dubbi eventualmente contattatemi. Infine l'ultimo è semplicemente un foglio che ho lasciato completamente libero per le vostre annotazioni, nel caso vogliate segnarvi degli appunti, fare dei calcoli o annotare qualunque cosa riteniate opportuno. Bene ragazzi, la presentazione delle nuove funzionalità del file Excel è conclusa. Spero che abbiate trovato le modifiche che ho introdotto nel file interessanti ed utili. Per chi lo volesse provare, vi basta scriverci alla mail che trovate in descrizione e vi invieremo una versione di prova con tutte le nuove funzionalità che potrete testare e verificare. Stiamo inoltre lavorando ad uno screener per la selezione dei titoli che utilizza il grafico di rotazione relativa e presto pubblicheremo il video di presentazione. Se non volete perdervelo, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina. Inoltre, se il video vi è piaciuto, mettete un bel like qui sotto in modo da farcelo sapere. Vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e ci rivediamo molto presto!